Di Rayman 2 mi mancano molto anche i menhir, che non si chiamavano veramente così, cioè io li chiamavo in quel modo perché ero piccolo, non sapevo che il termine indicasse quei cosi sassiformi verticali. Quindi per me quei missili sgambettanti simpaticissimi erano i menhir e mi piacevano un casino, e qua mi mancano un pochettino. Vi trovate attualmente nella sala della macchina orribile. È qui che... Ehi tesoro, passami il microfono! Chiamate Cripox e bloccate tutte le uscite! Rayman non deve toccare la macchina orribile! La macchina orribile. Cosa devo fare? Devo solo schivare, non... Ah! Cioè devo far salire quella cosa fino alle stelle? Un po' come quel gioco alle giostre. Il problema è che il raggio di aggancio è talmente al limite proprio, che devo stare qua sul bordo della pedana. Macchina orribile, che cosa fa di così orribile? Sì, ma io voglio il lume nero. Vabbè. Ah, da qua mi fa sparare anche se non è agganciato. Cioè, è agganciato con quel coso blu strano. Però i colpi partono molto più lentamente. Non riesce a salire la barra. Vabbè, così non ce la farò mai. È veramente fatto al bordo proprio per poter agganciare bene. Credo di avere abbastanza vita per poter affrontare. Si lanciano bombe a grappoli proprio. I lume neri non me li fa convertire. No, niente, passano là sotto. Ah! Spuntano dei lume rossi ogni tanto almeno. Ma il primo colpo direi di farlo caricato, così parto avvantaggiato. Oh. Poi io non devo guardare la barra, devo stare attento a schivare i colpi, perché prima o poi la barra la riempio comunque. Non posso spendere un po' di attenzione, spostare gli occhi là, tenerla d'occhio. Ah, comunque spuntano molti lume rossi, quindi basta che uno non fa proprio schifo schifo, dovrebbe comunque farcela. Colpo caricato. Tutta una questione di gioco di piedi, destra-sinistra. Più difficile di quanto sembri cercare di non farsi colpire, muoversi a destra e a sinistra con movimenti calcolati.
Ah, si colpiscono fra di loro? Sempre bello vedere nemici che si colpiscono fra di loro. È aumentata la rapidità di fuoco nel corso del tempo a sta macchina. Ma no, non me l'aggancio. Ho notato che quando carichi il colpo poi non ti aggancia in automatico. Cioè devi prima agganciare e poi caricare il colpo. Ogni tanto è bello fare anche i pugni così aerei con tutte ste capriole. Ah, credevo si fosse riempita. No, sono stato un cretino. Però non sale. Forse con ste piroette aeree ho fatto un po' troppo il cretino e non... Così non ne verrai fuori! Se salta la fabbrica, salti anche tu! Fratelli miei, aprite il dino del blu blu blu! Eh? Comunque a un certo punto l'ho proprio mandata in confusione la macchina. Destra, sinistra, piedini di fata. Proprio destra, sinistra. E tutto questo Globox? Non ho tempo da perdere. No, no. Ma sale in fretta il livello di qualunque sia questo liquido rosso della morte. Veramente in fretta. Non so nuotare nel liquido rosso degli inferi. Levate, guarda che stronzo. Speravo di scavalcarlo, visto che bene o male tutti gli altri nemici fino ad ora me li ha fatti scavalcare. Ma che te ridi? La velocità di sto coso. Come si faceva la capriola? Diciamo, sono scordato. Com'era la capriola? Magari mi fa guadagnare qualche metro. No, dai, l'ha scavalcato. A tutti. Piovono pure cose. No, no, si è fermato. Fermatelo, Rayman non deve arrivare all'Eptis.
questo problema enorme cosmico causato da una caspita di mosca nera. Via, è da solo! Fermatelo! No! Salta Raimondo come non è mai saltato in vita tua. Scettro ancestrale, ti invoco, Ulettis, portatore di notte, padre del popolo Gnaren. Avvicinati e dammi il tuo potere. Che canchero sta succedendo? Ancora tra l'altro non capisco la macchina orrenda, orribile che doveva fare. Se la battaglia finale sarà contro una versione ancora più cazzuta di quel Reflux... Lanterna verde morte qua. Questa non è più la fabbrica, cioè il quartier generale. La torre dell'Eptis. Hai capito? Benvenuto al party. Stregoni di Hogwarts con i fucili Winchester a ripetizione. È difficile concentrarsi con tutte ste sfere rosse che vanno a destra e a manca. Guarda, ti voglio se alla fine sconfiggiamo tutti i problemi con il terribile potere dell'Eptis, cioè la pernacchia. Perché in teoria Andre è effettivamente un Lume Nero, no? Non lo vedo neanche. Oh. Oh sì, yeah! Oh sì, yeah! Non mi sembra molto sicuro. Ah, c'erano le reti, ecco, te pareva. Corso. Oh, devo andare a controllare il camion. Controllare il camion. Comunque sembrava un mezzo figlio dei fiori come era vestito quel Teens. Che so sti suoni terribili.
Lumbrossi no, eh. Senti sta musichetta, sembra presa da un Crash Bandicoot. Qualche livello di Crash Bandicoot. Oh, l'ha schivato. Eh no, siete troppi. Mi va in confusione la parete cerebrale. Venite da papà Lumrossi. Aspetta, prima di occuparmi del bestione, il piccoletto dovrebbe bastare un colpo ben piazzato. No, ce ne vogliono due. Gancia. Ancora vivo. Ah, schiva proprio prepotentemente. Ora veniamo a noi due. Sì, quello si cala con le mongolfiere dall'alto. Ah, ho bisogno del rosso e me lo deve dare lui. Ancora vivo. Soccorso. Oh. Credevo fossero due. Potrebbero essere cazzi adesso, eh. Vediamo, se io sfrutto l'intelligenza e vi attacco da dietro. Ah, però quello da lì riesce a colpirmi. Ah, si spostano, non restano fermi. O sì o no, o sì o no. No, si muovono. Confermato, si muovono. Però non si muovono moltissimo. Forse posso trovare una giusta posizione. Wow, colpito attraverso la parete. Ah, credevo di aver caricato a sufficienza. No. Serve più caricato il pugno. Vuoi affrontarne uno alla volta, però l'idea di muovermi in qualche modo mi conforta. Fa sentire più immune ai loro colpi, anche se sicuramente non è così. Tempesta di fuoco c'era là. Fuori uno. Disattivato mentre il pugno era in volo. Ganzissimo. Oh, questo Teens sta spammando sta richiesta di soccorso.
Oh, ancora gente. Soccorso. Faccio la scarpetta, ma prima vorrei trovare... Soccorso. Oh, là. Ma mi sa che... Soccorso. Ma forse sono due gabbie. Per là serve il blu e il blu è là. Quindi credo di... Porca miseria che fastidio, raga. Capito, forse devo per forza fare Cenerentola qua. Fast and Furious, dov'è? Aha. Ho corso. Soccorso. Acchiappare. Un po' difficile prevedere i suoi movimenti, anche se va lenta sta scarpetta. Questo gioco insegna cose brutte, insegna a fare tamponamenti con le macchine. Anzi, con le scarpe. Soccorso! Mi viene da vomitare però. Bom shakalaka. Giallo. Giallo vado qua e prendo il blu. Qua posso sparare. No. Sa tanto che non posso. Ah, che fastidio gli agganci. Levate. Soccorso. Soccorso. Vocabolo. No, perché? Perché si è staccato in quella maniera? Oddio, dove mi ha fatto cascare? Perché si è staccato in quella maniera? Ha fatto un volo stra assurdo. Ah, l'arancione, ecco. Oh, vita massima, grazie. Non ho capito che hanno detto, devo andare a suonare il campanello.
Chissà se posso prendere anche l'altra di cassa da qui. Comandi invertiti. No, mi sa di no, era troppo distante, l'avevo intravista su quella balconata. Una volta tanto va tutto, cioè fila tutto in maniera liscia. Ora voglio vedere qua se deve fare di nuovo quel salto spropositato. Tipo adesso che è successo, ad esempio? Oh. Soccorso! Ah, non c'è neanche bisogno dell'arancione. Oh, devo andare a controllarmi la temperatura interna. Ora lo stesso discorso della temperatura interna. Mi serve il giallo. Credo per andare di qua. Solo diamanti? Può mai essere? Aha. Momento Tarzan. Guarda com'è spaccone, quando sta fermo si tiene con una mano sola anziché due. Spaccone. Sta giostra. Tutto sto sali e scendi mi fa venire il mal di mare. Non vedo nulla. Allora, vi prego, ditemi che ci posso arrivare senza. Ah, grazie. Qua serve il rosso. Comunque complimenti all'arredatore di questo loco. L'architetto anche. Corri pure, Rayman, corri! Tu non mi impedirai di prendere il potere del Leptis. Potere del Leptis. Comunque il suo obiettivo ultimo credo sia ancora il cuore del mondo. Il potere del Leptis sia solo un mezzo per ottenerlo. Chissà cosa direbbe il buon vecchio Polocus o Polocus. E chissà che fine ha fatto anche lì la fata.
o anche Clark, insomma, gli amici di Rayman, i personaggi di Rayman 2. Clark era simpatico, bestione. So già che sarà un casino. Immuni? Stiamo scherzando? Sti colpi sono impossibili da schivare perché non si capisce neanche oh, non vedo niente. Non si capisce neanche dov'è che colpiscono quei colpi. Questi contano come boss in pratica. C'è pure la barra di vita. Beh, boss proprio no, mini boss. Elettrificali Rayman. Comunque il potere qua delle pinze forse è il più bello. Aspetta. Se ne è volato via. Cos'è sto suono? Che sta succedendo? Non si sente più neanche la voce sexy della tipina. Ma che c'è qua dietro? Non capisco. Come ti apro? Aiuto! Lo capisco. Niente, non ti posso aiutare. Non si sente più neanche la vocina sexy della tipina che ci stava nella fabbrica della morte, che come caspita si chiamava quel posto. Vedete il sistema di aggancio a volte? Ok. Ci sono ste mollette che partono così alla rinfusa. Adesso io... Ah no, volevo saltare sul palloncino ma non ce n'era bisogno. Sti cosi tremano quindi via. Scalata un po' complessa, quanto manca alla cima? Aiuto lo chiedo io. Mi sembra palese che comunque devo andare di qua. Adesso salto di qua o proseguo il giro panoramico? Lì c'è il blu. In teoria mi porta più in alto, sì. Questo blu ci arrivo dai palloncini. Oh, che bella statua. Palloncini ci arrivo attraverso altro blu. Quindi mi serve un blu per arrivare al blu. Qua è tutto collegato, non ci capisco niente.
aspetta, forse ho fatto il giro, è il blu di prima. Ah, forse si comincia da qua la scalata. Sì. Ora, discorso che ho fatto l'altra volta. Quick save, quick load, non è mai il caso di abusarne. Però io devo saltare sopra il palloncino, come ci arrivo? Comunque, in ogni caso, faccio un quick save, perché se casco di sotto, cioè sinceramente è una palla mortale dover risalire tutto sto pezzo. Però sai che non devo iniziare da qua. Forse devo davvero andare su quella spirale. Ah, ora si spiega tutto. Ah, ho bisogno dell'elica. Sì, vedete? Vedete? Immaginatevi adesso senza quick save. Immaginatevi me su PlayStation 2. E tipo dovevo rifarmi tutta la scalinata. Non è la fine del mondo, per carità, però è stancante. È veramente scocciante. Magari uno casca la prima volta e dice: ah, accidenti. E vabbè, capita. Poi magari caschi una seconda volta e già là inizia lo sclero. Devo andare a cantare lassù sulle montagne. Sì, sembra importante. Veramente belle ste mollettone pinze meccaniche. Più più. No, non devo saltare di là? O forse sì, ma è solo che qua le cose durano uno sputo di niente. Ah, ok. Oh, guarda la capriola in combattimento all'indietro, guarda. Laterale. È bello quando fai il colpo caricato laterale, poi si sposta pure lui. Vedete? Fa sta specie di piroetta. Boom. Veramente un peccato che nel tutorial non hanno detto sta cosa della capriola. Eppure non l'ho vista io, ma mi pare proprio di no. Cioè, me ne sarei ricordato, voglio sperare. Chissà come sarebbero stati i combattimenti. Ora mi viene un po' strano, cioè lo sto premendo a caso, tanto per fare scena, ma... Pensa ad esempio contro il boss, quello che pestava. Mi pare sia stato il primo boss, quello dei piedoni enormi. Cioè là sta capriola mi avrebbe aiutato un casino, proprio un casino. Cioè tutto il mio lamento su quella battaglia sarebbe stato cancellato. E basta. Piano piano però sto prendendo danni.
Oh, questo sicuramente mi dà il blu.